Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti in questa nuova live. Oggi sono di nuovo da solo, come un cane, nel vero senso della parola. Quindi oggi faremo una lezione a me cara. Quindi parleremo dell'esperimento di un russo, tal Dimitri Bilayev, eh, che ha dimostrato che si possono, eh, diciamo, selezionare, se si può selezionare una specie mh, sulla base della trasmissibilità del carattere. Quindi, eh, fondamentalmente, lui ha reso domestica una, una specie selvatica. Eh, per rendere domestica, per addomesticamento e domesticazione, intendiamo mettere sotto il controllo dell'uomo una specie sia uh, animale o vegetale. Quindi, ehm, per, mh, perché, mh, perché questa lezione fondamentalmente? Per, mh, per spiegare un attimo anche la dicotomia che si è creata in alcune razze di cani. Parliamo dei pastori tedeschi, dei labrador. Quindi prendiamocela con comodo. Oggi siamo anche in anticipo. Quindi, ehm, quindi niente, spiegherò, spiegheremo questa lezione. È una lezione che faccio spesso eh, in tutti i corsi. E, eh, è, mo è molto interessante. È molto interessante e spiega, eh, e spiega fondamentalmente l'addomesticamento. Eh, la eh, non, non tutti gli animali possono essere resi domestici, così come non tutte le piante. Eh, in questo caso, non approfondiremo, eh, semmai lo approfondiremo in seguito se, eh, la, se la live piace, se ha un riscontro. In ogni caso, va lasciato un contenuto. Per quanto riguarda questa, ho um, un contenuto fondamentalmente per questo argomento. E, ripeto: a noi, a, noi, a, noi, a noi interessa. Ciao, benvenuto. Uh, a noi interessa fondamentalmente capire il perché si è creata questa dicotomia tra uh, le varie razze. Se, mh, poi, poi vedremo anche delle foto delle foto alla fine eh, per vedere la differenza, perché? Perché se alleviamo sui in base ai caratteri, al carattere del, dell'animale, in questo caso parliamo del cane, eh, andiamo a perdere qualcosa in morfologia. Se alleviamo in morfologia eh, perdiamo qualcosa in carattere, non me ne vogliono i pastoristi, eh, razza di cui sono un fan e di cui possego un bellissimo esemplare di colore nero. E fondamentalmente sono proprio sembrano due razze diverse quindi andiamo nello specifico e spieghiamo il perché si è arrivati a questo poi, o meglio qual è stato l'esperimento che ha spiegato che ha spiegato questo e poi arriviamo a capire anche in, in, in cinofilia quindi nelle varie in, 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 in senza andare lontano, nella cinofilia italiana, spieghiamo il perché si è arrivati a questo. Quindi eh, partiamo eh, con l'esperimento, quindi la, la, la dispensa con cui, che è presente, ripeto, in tutti i corsi che facciamo, sia quello per tecnici di pet therapy, adesso si chiamano operatori IAA, interventi assistiti con gli animali, ma questa è un'altra storia. Pensate sì, che abbiamo fatto una live su questa cosa. E, sia nel corso per dog sia nel corso per educatori cinofili, che tra l'altro parte sabato prossimo, credo 30, sabato, sì, uh, 31, uh, 30. Ok, allora, la slide in questione si chiama l'esperimento di Bilaev sulla trasmissibilità del carattere. Gli esperimenti per verificare il passaggio da lupo a cane sono stati diversi. Io devo leggere perché ho problemi di memoria, però di tanto in tanto mi fermo e vi spiego. Se avete domande, se qualcuno le vuole fare, siamo, le, le, le può fare in chat. Eh, gli esperimenti per verificare il passaggio da Lupo a Khan sono stati diversi. Eh, naturalmente ci sono delle teorie, alcuni, alcuni pensano che siano state delle modifiche genetiche avvenute eh, nel corso degli anni, altri sono stati altri, come tra l'altro Bilevi stesso diceva che se è stato l'uomo fondamentalmente a selezionare eh, e a rendere domestiche alcune specie tra cui, tra cui diciamo il, il cane. Eh, eh, sì, ci arriviamo dopo anche a questa cosa. Eh, allora, uno in particolare è stato molto curioso ed ha fornito interessantissimi indizi sulle diverse tappe della, domest della domesticazione dei cani di selvatici. La serie di sperimentazioni appunto con le volpi di Bilaiev eh, Naturalmente eh, l'uomo ha selezionato per carattere, quindi per alcune doti caratteriali del cane, quindi del lupo all'epoca, quindi possiamo pensare che si, abbia, si, siano, si siano tenuti i cuccioli più docili o comunque gli esemplari più docili sono rimasti vicino ai villaggi, naturalmente poi l'ambiente ha modificato fondamentalmente il resto, quindi della morfologia. Per esempio, eh, Lorenz diceva che il, per esempio, per fare un esempio scemo, il lupo nordico, ok, o meglio, più che il lupo nordico, eh, Lorenz diceva che i levrieri sono i lupi del deserto. Ok, fondamentalmente il DNA è simile, ma l'ambiente ha modificato la morfologia. Se ci fate caso, il, il lupo nordico, l'aschi o quello che è, il lupo nordico vive nei boschi, quindi caccia eh, con l'udito e con l'olfatto, ha bisogno del sottopelo per vivere al freddo, insomma tutta una serie di cose, dei colori particolari per mimetizzarsi con l'ambiente, rispetto all'evrero che fondamentalmente l'ambiente in cui si è sviluppato, okay, l'ha portato a perdere quantomeno a non usare l'olfatto e l'udito in caccia, ma a puntare tutto sulla velocità. E sulla vista uh, cane asciutto senza sottopelo quindi uh, anche quello, quello è un, un argomento molto interessante che andremo ad approfondire uh, bilayev ecco perché io sono in difficoltà quando sto da solo perché poi non mi interrompe nessuno io non interrompo nessuno però vabbè facciamo questa lezione uh, bilayev visse in un periodo non molto fortunato per i genetisti tra gli anni 30 e 50 diversi genetisti, parliamo russo, lui, lui era russo, vennero rinchiusi nei campi di lavoro o addirittura giustiziati. I più fortunati venivano accusati di praticare pseudoscienza e licenziati dai loro ricarichi accademici. Questo è il, il dottor Bilaev. C'è un altro con un'altra Y, sempre Bilaev, Beiliaev. Che però è un cosmonauta. Bilaev perse il suo lavoro al dipartimento di allevamento di animali da pelliccia proprio per questo motivo. Perché si riteneva che il lavoro dei genetisti fosse un grosso problema. Legato anche al discorso della, de, 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 della scienza, fra virgolette, nazista dell'epoca. Quindi. Eh, ma non si fece abbattere, continuò a studiare la, fisiolo la fisiologia animale durante gli anni 50, fino a quando, all'inizio degli anni 60, la scienza comunista subì un cambiamento e riuscì ad ottenere un ruolo, il ruolo di direttore dell'Istituto di Citologia Genetica dell'Accademia Russa delle Scienze. Già detta così sembra una cosa cazzuta. È tipo la fortezza delle scienze, se non ricordo male, dove c'era Goldrich. Per, per, per i boomer. I boomer della mia età se lo dovrebbero ricordare. Quindi dove cioè c'era il dottor Procton praticamente. La sua, era la, la sua idea, la sua teoria era sostanzialmente questa. Il cane era così differente dai lupi per via di una selezione seguita dall'uomo ed operata per l'ottenimento dei migliori tratti comportamentali, prendiamoci chiaro, all'epoca, quindi parliamo degli inizi proprio del, de, de, dell'adomesticamento. Fregava un cazzo se il cane aveva la coda un po' più così, o il pelo un po' più morbido, o insomma, eh, se aveva un colore un po' più chiaro. Cosa che ha portato a diventare quella che è la cloaca, la, cin la cinofila, ai massimi livelli adesso. Va bene, ci arriviamo fra un po' questa cosa. Um... Prima eh, di fatti, il primo tratto comportamentale che è stato selezionato dall'uomo, per forza di cosa è stata la docilità. La docilità, che cos'è in cinofilia, è eh, quella dote caratteriale che permette al cane di accettare l'uomo come figura gerarchicamente elevata. Detta così sembra, insomma, una cosa brutta, ma eh, fondamentalmente tutti i cani sono docili. Quindi la docilità, la socialità... La socialità è la capacità di collaborare no, del cane con i suoi simili e con l'uomo. Quindi fondamentalmente, se ci fate caso, sicuramente eh, alc alcuni soggetti più tranquilli, o lupetti, lupacchiotti, orfani, tranquilli, sono stati presi e adottati. Uh, All'epoca, nel, nel Cene, credo che sinceramente non ricordo. Poi, poi comunque, ripeto, faremo questa lezione dell'evoluzione e della coevoluzione se, se interessa e se abbiamo un buon riscontro. Altrimenti, se è una rottura di coglioni, possiamo tranquillamente fare altre cose. Continuiamo a, a, ad invitare ospiti. In ogni caso, io ritengo sia molto interessante per chi si avvicina alla cinofilia capire questa cosa. Credeva che l'aspetto dei cani moderni Bileye fosse dovuto a cambiamenti neurochimici e ormonali dovuti alla selezione, selezione artificiale. Parliamoci chiaro per selezione artificiale, intendiamo quella che fanno più o meno anche adesso gli allevatori quando vedono il, lo stallone, lo stallone di grido o di moda e fanno accoppiare le proprie femmine con questo stallone. Questa si chiama selezione artificiale quando è l'uomo che decide quali tratti morfologici o caratteriali perché no? se parliamo di cani eh, eh, che hanno da lavoro si dice in gergo o work line se vogliamo essere più, più, più esterofili e per lavoro si intende lo sport quindi non i muratori o gli elettricisti eh, quindi abbiamo detto credeva che l'aspetto dei cani moderni fosse dovuto a cambiamenti neurochimici e ormonali dovuti alla selezione artificiale eh, operata dall'uomo Uh, quale modo di, migliore di dimostrarlo appunto? Se non tentare di addomesticare un canide selvatico come la volpe perché è stata scelta la volpe? Perché c'è un criterio di selezione quando si tenta di addomesticare un animale, una specie più che un animale, uh, che è abbastanza lungo da spiegare. Per farvi un esempio, si possono, si possono uh, addomesticare dei soggetti, noi possiamo addomesticare un leone, ok, uno. Ma non possiamo domesticare un'intera specie, per una serie di motivi, quali per esempio la dieta, il temperamento dell'animale, eh, se non la, la dimensione, eh, boh, se non le dinamiche sociali, eh, è più, insomma, il cane, in questo caso, i canidi, in questo caso, essendo cugini stretti dei cani, hanno un, una, 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 un tempo riproduttivo molto breve. Eh, sono facilmente gestibili, hanno una dieta, una dieta flessibile, si dice in gergo, quindi è molto più semplice tentare questa cosa con i cani, hanno una struttura sociale, no? sono, sono, sono degli animali sociali, quindi fondamentalmente è più facile cominciare a gestire animali così, perché si riproducono una volta l'anno, due volte l'anno, eh, rispetto per esempio a un elefante, tant'è che si presume... Che uh, alcune specie, quali per esempio l'elefante, non sia stato del tutto uh, reso domestico, anche perché non si riproduce in cattività. Pare così ho letto su dei libri. Quindi uh, si, si, molte volte usano rilasciare in cattività l'elefante essa dove si riproduce, poi la riprendono e la riportano in cattività. Quindi eh, dipende, insomma, c'è una classifica particolare, ci sono dei criteri da seguire, per, non essendo erbiologo, non conosco ma devo rivedere ogni volta durante le nostre lezioni. Ecco che quindi abbiamo detto che ha scelto la volpe perché essendo un parente stretto dei cani e dei lupi, avevamo già dei riscontri a monte, quindi eh, oltre al discorso che si riproducono più velocemente, eh, hanno conocuto... Con, Bene o male, avevamo una avevano una base su cui, su, su cui confrontarsi, che è quella dei cani, appunto. Quindi è più semplice fare quello che partire da una specie nuova. Eh, ecco appunto che inizia la sperimentazione sulle volpi argentate. Eh, lo scopo era quello di allevarle per effettuare una selezione basata sulla docilità. Quindi, come fattore principale. Si decise di puntare sulla docilità presente in natura in tutti i cani. Eh, come abbiamo detto, per docilità si intende la capacità del cane, in questo caso, di accettare l'uomo come, figu come figura dominante, chiamiamola così, come figura gerarchicamente elevata, nel okay? senso che questo influenzi le sue performance, quindi non entra in competizione, non è una preda, fondamentalmente, un leone ti può mangiare. Quindi si decise di puntare su questa anche perché mh, secondo insomma, una serie di studi, che, quali Darwin, Lawrence, eh, insomma, una serie di etologi che ci, ci, ci hanno perso la vita dietro a queste cose, eh, eh, e eh, non è eh, come arg troppa argomentazione qualcuno potrà dire la mia, ma è così, non mi va di, di, di stare a prendere eh, tutta la bibliografia, anche perché avendo una memoria di merda e secondo me dei problemi, Grossi a livello di, eh, proprio di concentrazione, non ricordo. Quindi eh, la docilità è stata una delle prime doti, proprio naturali, doti caratteriali, che ha portato a far sì che il cane, che il lupo si avvicinasse all'uomo, okay? e soprattutto ci rimanesse vicino e ci collaborasse. Ehm, a partire da un mese dalla nascita, gli sperimentatori coccolavano e offrivano cibo ai cuccioli notando il comportamento degli animali verso altri esemplari della loro specie e con l'essere umano. Una volta raggiunta la maturità sessuale, questo è importante perché, perché eh, la maturità sessuale, in base a poi non, non tutte le razze, arriva, eh, non arriva insieme alla maturità sociale. Maturità, nei cani c'è questo luogo comune, c'è questa leggenda metropolitana che dice che... Un anno, del cane vale, un anno di un cane vale 7 anni dell'uomo. È una stronzata, è una questione di testa, quindi di status mentale. Quindi un cane a 7 mesi è un 17enne, eh, ha raggiunto la maturità sessuale come gli uomini di 17 anni. Salute, salute. Ciao Navarino. Quindi eh, ha raggiunto la maturità sessuale, però non è in grado di prendersi cura della famiglia fondamentalmente. Quindi... Che succede, mentre quindi no, non è che a sette, a un anno a sette anni, no, altrimenti sarebbe un bambino, è un diciassettenne, quindi a sette mesi, otto mesi, nove mesi, un anno, è un diciassettenne, un sedicenne, che potrebbe fondamentalmente riprodursi, ma non potrebbe, non, non potrebbe prendersi cura del, eh, della, della famiglia, diciamo così, della prole, di quello che è. Quindi un cane raggiunge invece la maturità, la maturità sociale, no? Quindi anche dopo un anno e mezzo, un anno, un anno, boh, un anno e due mesi, poi dipende, ripeto, dalla razza. Ci sono i grossi molossi che raggiungono la maturità sociale. Quindi parliamo di un 35enne, no? Trentenne, 35enne, quarantenne, che fondamentalmente potrebbe prendersi cura della famiglia, potrebbe lavorare, portarsi a a casa. Quindi un cane raggiunge eh, la maturità eh, sociale, alcune razze anche a 24-28 mesi per i grossi molossi, mentre per i pastori tedeschi l'anno di vita, no? i 12 mesi, eh, raggiungono la maturità, la maturità, anche la maturità sociale. Nei lupi maturità sociale e maturità sessuale arrivano alla stessa maniera, eh, nella, nello stesso periodo. Tornando a noi... Tornando a noi, allora, una volta raggiunto la maturità sessuale, eh, calcolando che tutta la prima parte della loro vita i cuccioli quindi fino verso i sei mesi, fino ai sei mesi i cuccioli tendono a eh, non hanno impulsi sessuali fondamentalmente, ma tendono ad avere interazioni tra di loro e eh, anche con i cani, adulti, con i, con i lupi adulti, con i cani adulti, no? eh, tendono ad avere eh, più interazioni sociali, quali il gioco, e anche il gioco nei cani eh, è fondamentale perché nel gioco eh, ricercano il, fondamentalmente il loro rango, le loro mettono, mettono, fondamentalmente mettono in discussione o testano le loro capacità, quindi eh, in, quelle, in quel periodo prendono coscienza di essere una specie, di essere un, un genere, maschile o femminile, e che ci sono anche altre specie, altri cani e eh, eh, altre cose nella, nella vita. In quel caso, parliamo di socializzazione, ma questa è un'altra storia. Quindi, la maturità, la maturità sociale e sessuale, in alcuni nei lupi, nei lupi selvatici, arriva allo stesso momento, mentre nei cani arriva in maniera diversa. La maturità sessuale arriva prima, la maturità sociale arriva dopo, in base alla razza. Anche quella potrebbe essere una un lezione molto interessante. Uh, quindi abbiamo detto che gli sperimentatori coccolavano uh, sto, e offrivano cibo ai cuccioli notando il comportamento degli animali verso altri esemplari della loro specie e con l'essere umano. Ecco, umano una volta raggiunta la maturità sessuale veniva loro assegnato essendo selvatici ancora quindi era top veniva loro assegnato un punteggio per identificarne la docilità punteggio basato sulla tendenza a mordere gli, gli sperimentatori e la confidenza verso l'essere umano, eh, vennero quindi selezionate le volpi meno aggressive e timorose nei confronti dell'uomo e vennero fatte riprodurre. Questo è un classico che si usa in tutto. Insomma, se qualcuno ha fatto biologia, si ricorda Mendel. Parallelamente, vennero fatte riprodurre anche le volpi, vabbè, che mostravano tratti più selvatici, quindi in questo caso. Eh, e poi vi spiego perché, si è andato a ricercare non tanto il discorso a livello morfologico, ma il discorso comportamentale. Questo è importante perché vedremo alla fine cosa comporta questa, questa scelta. Quindi anche nei vari elevatori in Italia, eh, cioè si sono divise razze, si sono divise proprio in due. La parte, come abbiamo detto prima, la parte legata alla, eh, alla morfologia, quindi alla bellezza. Che è relativa in ogni caso, la parte legata alla, al, al carattere quindi, se vado a selezionare per carattere, perdo in morfologia qualcosa. A livello morfologico, per forza di cose, se vado a selezionare a livello morfologico, quindi scegliendo il cane più bello, il cane più tipico, il cane più così, eh, non perderti, halloween mi arrivano i messaggi. Eh, se andiamo, a, se andiamo a selezionare per morfologia sicuramente andrà a perdere qualcosa nel carattere. Questo è, è possibile notarlo nelle varie gare, vabbè, andiamo avanti, cambiamo discorso su questa cosa. Quindi, l'esperimento proseguì per 40 generazioni di volpi addomesticate. Perché, eh, ecco, torniamo al discorso perché si sono usate le volpi. Sono, si sono usate le volpi perché? Perché riuscivano a riprodursi in maniera più veloce rispetto ad un altro, cioè si è usato un canide come le volpi, perché? Perché si riproduce in maniera più veloce, ha una dieta più flessibile, ok? E in più abbiamo una base di riferimento che è quella dei lupi e dei cani, a livello quantomeno uh, del pattern comportamentale. Uh, quindi 40 generazioni di volpi... Li hanno avuti, eh, li hanno avuti insomma, si, non, non hanno aspettato 50 anni per avere 40 generazioni di volpi. Calcolando per esempio che un cane in natura, cioè un in, in, in cane, si può accoppiare due volte l'anno, fa, fatevi i conti. Eh, ottenendo un gruppo di volpi addomesticate, quindi selezionate solo per la docilità. Che mostravano tra tratti comportamentali e fisici, qui importante, differenti dalle volpi selvatiche. Apri poi poi vediamo anche delle foto. Queste volpi erano letteralmente amiche dell'uomo, un po' come tutti i cuccioli di cane quando nascono. Leccavano gli, sper gli sperimentatori, li annusavano, gradivano la loro presenza, tentavano di attirare la loro attenzione. Questo è importante perché sono gli stessi messaggi e la stessa comunicazione che usano i cuccioli dei cani. Non okay? so se avete mai visto dei cuccioli che stanno ancora con la mamma. Uh, uh, muovevano la coda per, per segnalare il loro stato d'animo. Erano inoltre meno spaventate da esseri umani mai, vist da esseri umani, vabbè, mai, visto, mai visti prima. E più propense ad esplorare nuove situazioni. Dal punto di vista fisico e qui poi ripeto arriviamo al discorso della dicotomia che si è creata nella cinofilia fondamentalmente eh, si notarono cambiamenti nelle orecchie, nella coda, nella stagione riproduttiva divenuta più lunga cambiamenti nella colorazione del manto e modifiche alla forma dei loro, del, loro, del, loro cranio, del loro cranio e dei denti ok qui possiamo vedere qualche foto allora questa è come è diventata questa è come è diventata la volpe ok quella, quella più scura era la volpe selvatica, mentre la coda più alta, eh, il pelo più chiaro, eh, lo sguardo è proprio diverso. Vabbè, questo se scrivete su Google, eh, B, ve lo trovate. Eh, ma, ma anche, anche diciamo, i messaggi, anche le dinamiche sociali erano diventate come quelle dei cani. Questa, questa a fianco è la foto, è la foto più emblematica, questa, è una, questa è, un lupo, è una volpe selvatica, questa è una volpe di una generazione. Come vedete tutta un'altra cosa è cambiata totalmente, ok? Si può ritornare fondamentalmente anche, dopo, dopo un po', a ricercare anche dei colori. Quindi se io voglio che diventi più scura, devo cercare di inserire volpe selvatiche, vabbè. In questo caso, per forza di cose se vado a lavorare sulla morfologia, cambierò il carattere. <ride> cioè, per forza. Ok. Ok, ok. Tutti questi sostanziali cambiamenti furono dovuti, in primo luogo, alle modifiche del sistema ghiandolare di controllo dell'adrenalina, che entra in azione in situazioni di stress e di paura, cosa che i selvatici hanno. Le volpi addomesticate avevano livelli di adrenalina decisamente più bassi dei loro cugini selvatici. Anche qui, se vedete le foto, sono, sono proprio due specie diverse, se ci fate caso. Inoltre l'adrenalina sembra avere un collegamento con la produzione di melanina che controlla il pigmento della pelliccia. Sicuramente, insomma, hanno perso molto della loro selvaticità, essendo poi diventate domestiche. Ma, ripeto, il tutto nasce perché eh, non si va a ricercare più il discorso morfologico, ma quello, eh, come dicevo, quello, eh, quello caratteriale. Eh, l'adrenalina inoltre abbiamo detto, la sperimentazione generò 700 volpi domestiche fino al 1996, quando, con la caduta del muro, diciamo, il muro di Berlino, la situazione economica del settore scientifico russo attraversò una crisi che costrinse il laboratorio a vendere molti delle, molte delle volpi per proseguire la ricerca. Quindi sicuramente andiamo fatto pellicce voglia gli animalisti a sbattersi su sta cosa, ma la ricerca sulle volpi, degli ultimi, eh, sulle volpi degli ultimi 40 anni sta ancora contribuendo a svelare i meccanismi di addomesticazione dei cani di selvatici che hanno contribuito a creare i cani moderni. Allora, fondamentalmente abbiamo questo, questa è la volpe selvatica a sinistra, la volpe domesticata a destra, è un cucciolo di cagnolino, è un volpino sotto vedete il cucciolo di volpe domesticata qui abbiamo la volpe selvatica anche qui vediamo l'indocilità no? l'indocilità della volpe selvatica rispetto alla docilità della volpe addomesticata ora torniamo qua ok i primi due sono, sono pastori tedeschi stessa specie stessa razza però un, uno è stato selezionato per caratteristiche comportamentali e l'altro uh, caratteriali e l'altro è stato selezionato per caratteristiche morfologiche. Sono due cani totalmente diversi. Sicuramente se andiamo a vedere nello specifico può essere che il cane uh, selezionato per caratteristiche comportamentali può essere, può anche essere che un soggetto sia meno spinto, fra virgolette, di un soggetto allevato, eh, quindi selezionato per caratteristiche morfologiche. Difficile, difficile, ma sono due cani totalmente diversi. Quello, vedete sulla, quello che vedete sulla destra, non quello che somiglia a Rex, quell'altro, è eh, un cane che in gergo si chiama linea DDR, cioè in mezzo, ecco perché loro non cercano il cane più bello, ma cercano il cane più forte. Quindi per indurire ancora di più, questo tipo di cane a livello comportamentale, hanno inserito la linea di sangue della Germania dell'Est. Quindi ci sono ancora alcuni, per esempio il mio, il mio ex socio famoso, e eh, il pedigree del papà del suo cane, nel pedigree c'erano cani appartenuti alla polizia di frontiera, quindi immagino quella sul muro, e alla polizia stradale. Quindi cani molto spinti, molto rustici, fondamentalmente molto leggeri. Sicuramente più pesanti dei passori belga Malinois, ma comunque cani con un certo temperamento, una certa tempra, cani, cani molto forti, eh, abbastanza, cioè, comunque, da, no, non semplici da gestire. Rispetto all'altro cane, che fondamentalmente è un po' più tranquillo, eh, non ha tutta quell'esplosività, essendo anche più, più, più massiccio, un po' più pesante. Eh, non ha tutte quelle possibilità che può avere un cane da lavoro. Come vedete, sono cani che appartengono alla stessa razza, iscritti nello, nello stesso gruppo 1: cani da pastore da, con, da, da, da conduzione. Quindi il pastore tedesco, tra l'altro, è un cane da conduzione, non è un cane da guardia, non è un cane da cazzo. Quindi, non lo mettete a fare la guardia il pastore tedesco perché non la sa fare, il pastore tedesco nasce come cane da conduzione, eh, vabbè l'anno preciso non lo ricordo, ma è stato inventato da un capitano di cavalleria di nome Max von Stefanitz. Il primo cane si chiamava Hector, il primo pastore tedesco. Quindi che, che voleva, lui cercava un cane d'utile, che potesse essere utile sia nel campo del lavoro vero, quindi diciamo a casa, e potesse essere anche utile... In, 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 nei militari no? tra i militari tra lei che all'epoca in Germania veniva chiamato insomma il, era il cane, il cane insomma, abbiamo visto nell'icona uh, dei, dei fini della seconda guerra mondiale c'erano i posti tedeschi eh, tant'è che fino a qualche tempo fa c'era una varietà no? secondo me queste nasce, cioè ormai sono diventate due razze diverse tant'è che molte prove sono state eliminate da una parte tipo la prova di bellezza dove il pastore da lavoro doveva prendere il buono mi sa che non c'è più, mentre dall'altra parte mi sa che non, mi hanno spero abbiano tolto la prova del morso dove il cane effettivamente. Tutta questa, eh, tutta questa temerarietà non la mostra. Ok, quindi eh, parliamo in ogni caso di cani da conduzione. Ora, il cane a sinistra molto bello, molto curato, molto lucido. Lo ce lo vedo poco a condurre un gregge. Ok. Eh, in tutto questo. Sono uscite poi due varietà, due varietà, di cui una è stata proprio sconosciuta e messa al bando all'esilio dai tedeschi, che è praticamente uscito un cane albino, tutto bianco, o meglio, più che albino con un genere eccessivo che è bianco, è stato messo al bando e adesso si chiama pastore svizzero. È un pastore tedesco tutto bianco, quindi insomma... Anche lì, in base alla selezione operata dall'uomo, non è che abbiamo un super cane. Però abbiamo un posto di tessuto bianco. Però i tedeschi non l'hanno riconosciuto e hanno messo al bando. In, in più, eh, in maniera naturale, boh, oh, non so, un cambiamento genetico, non sappiamo, eh, si, è, si è evoluta nel tempo un'altra varietà che è quella a pelo lungo. Adesso si chiama pelo lungo i cosiddetti peloni. Fino a poco tempo fa i peloni non erano ammessi alle prove, alle prove di lavoro sì, anche lì insomma con discendenti stretti di cani da bellezza, erano, non, erano, non erano ammessi alle prove. Se io che non ricordo, adesso sono stati ammessi sia alla riproduzione con i peloni, pelone con pelone, e, eh, eh, ma non, so, non possono gareggiare con i cani tipo Rex, eh, i miei coglioni che scappano poi davanti al figurante perché sono tanto quanto belli, quanto tanto tanto, sono belli quanto pavidi. Ok, questo, no, questo però non significa che tutti i pastori tedeschi da bellezza siano delle, insomma, dei cani da compagnia. Eh, quindi hanno fatto questa cosa, il pelone non ha sottopelo e, e via dicendo, spero, insomma, attendo, smentite da parte dei, degli allevatori, dei pastori tedeschi. Eh, che è successo? Erroneamente per tanti anni negli anni 70 il pelone, 70, 80, oppure l'inizio anni 90, qualcuno tuttora la puttanata la dice, e, erroneamente il pastore tedesco soprannominato pelone veniva chiamato pastore alsaziano. Ok, cosa che è errata. Qualcuno poi tuttora mi dice pure, no, no, si chiama pastore alsaziano. No, si chiama un pastore tedesco a pelo lungo. Veniva chiamato pastore alsaziano da chi? Ok, da quelli che non si lavano il culo a livello europeo, che sono i francesi. Quindi i francesi, tanto li rodeva il culo, e quindi, per non dire tedesco, che si inventarono pastori alzaziani. Ok. Quindi era, era, un nome, era un nome dato dai francesi, non so se ancora hanno questo nome, in Francia pastori tedeschi, in Germania, in, insomma, in inglese si chiama German Shepherd, in Italia, pastori tedeschi. Non so se in Francia chiamano, li chiamano ancora pastori alsaziani, però vi posso assicurare che era stato un, tutto un fatto legato al discorso che li stavano sul cazzo tedeschi. Ma come dargli torto? E quindi, non, 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 non era la, il pastore a perlo lungo si chiama alsaziano, erano loro che i pastori tedeschi in generale li chiamavano pastori als alsaziani, eh, calcolando che gente i francesi sono son gente che chiamano computer ordinateur, bar lo chiamano caffè, e quindi insomma che cazzo stiamo a parlare. Quindi piccola parentesi sui, sui pastori tedeschi che riprenderemo con una live dedicata, insomma avremo ospite un allevatore molto serio di pastori tedeschi e ci spiegherà insomma nel dettaglio anche le caratteristiche fisiche quant'altro, cosa che io non essendo di parte eh, in generale, del passo tedesco da bellezza non potrei mai fare con lucidità e neutralità, cosa che non mi ha mai contraddistinto. Qua invece troviamo, eh, anche qui troviamo il Labrador, come vedete sembrano due cani diversi, quello, quello più asciutto sembra un pitbull addirittura, anche qui è una linea che ha preso due strade diverse, quello a sinistra è un cane mh, da bellezza, diciamo così. Mentre l'altro usato per l'esposizione, sicuramente un gran cane con un gran temperamento anche lui, come il pastore tedesco, però fondamentalmente ha perso qualcosa. Calcolando che i cani, i, i, tutti i ladron nascono come retriever, quindi cani da riporto a prescindere, ok? Quindi dovrebbe essere un cane scattante. Ora io va bene la bellezza, la bellezza è negli occhi di chi guarda, ma il cane a destra io, tutta questa insomma lucidità muscolare, se vogliamo chiamarla così, non, non la vedo. Eh, mentre l'altro cane sembra sinceramente un altro cane, ma, ma, ma è pur sempre un Labrador. Sono, sono cani da riporto, c'è cioè in acqua che, che riporto, riporto, riporto normale, tante che vengono chiamati retriever. Eh, i, ca I cani da riporto in acqua, fondamentalmente in Italia, erano due, se non ricordo male, c'era il barboncino. E il barboncino, il barbone, era quello più grande, era un cane da riporto in acqua e il lagotto romagnolo. Adesso al lagotto romagnolo gli hanno cambiato utilità ed è diventato un grandissimo cane eh, da ricerca per la ricerca del tartufo, mentre il barbone è diventato un cane da compagnia, è passato nel gruppo boh, 8-9, non ricordo, dell'Enci ed è diventato un cane da compagnia, punto, cioè fa solo compagnia. Uh, il barboncino, il barbone. Non so se avete mai visto quel tipo di toilettatura che li fanno, è uh, quella tutta con i palloncini che la gente li prende per il culo. Quella fondamentalmente veniva fatta perché era funzionale al lavoro, in acqua serviva. Difatti, se vedete le palline, quella forma a palla che gli fanno quando li, li toilettano, le fanno alle zampe, al centro del corpo era sulla testa serviva al cane per nuotare ok quindi anche a me fanno sorridere quando li vedo tutti così però ric almeno ricordiamoci che è stato un gran cane da lavoro finché non hanno inventato cioè non hanno selezionato anche lì sbagliando la razza più piccola c'è il barboncino e il barbone e e piccolo inciso la la quando leggete toi non esiste eh, non è riconosciuta dall'FCI che è la federazione Cino cinofila internazionale dall'ENCI che è l'internazionale cinofila italiano i toi non sono riconosciuti da un, da un cazzo di nessuno quindi eh, non fatevi imbrogliare fondamentalmente per toi si intende un cane eh, sotto, sotto, taglia, sotto taglia quindi sicuramente sfruttano eh, boh, qualche gene del nanismo se esiste in cinofilia e mettono in riproduzione cani fondamentalmente piccoli e malati Insomma, il TUI, quindi comunque sappiate che il TUI non esiste quando vi propongono un cane, a prescindere dalla razza fatevi due domande An innanzitutto è vietato vendere cani senza pedigree quindi se, vi se andate su Subito o su Ebay o non so che cazzo li vendono sti cani senza pedigree è vietato vendere cani vi spiego anche un attimo questa cosa Uh, il pedigree, nel pedigree c'è scritto la genealogia del cane. A me interessa, per esempio, nei pastori tedeschi interessa capire che percorso, ha fatto, che percorso hanno fatto gli avi del mio cane, quanto è imporcata la linea di sangue, che significa se, se è una linea di sangue molto aperta o molto chiusa. Da, da, per esempio, in Italia ci sono stati due o tre cani che nel. Boh, nel nel, due, nel secondo decennio del 2000 hanno fatto una cosa come tra 1500 monte in due quindi capirete che la linea di sangue ha subito un imbuto no? si è creato un imbuto nella linea di sangue linea, dalla, linea da bellezza naturalmente quindi sti cazzo di cani te li trovavi dappertutto in tutti i pedigree quindi può essere che a me non piace quel cane può essere che ri, ma gusto personale eh? Non piace, quindi io nel pedigree vedo chi sono i, gli avi del mio cane. Gli avi, gli avi del, del mio cane, per esempio, non, non, non c'è consanguinità. Quindi eh, è andata in forte consanguinità la razza, almeno nei pastori tedeschi. Poi, ripeto, spero di sbagliarmi, ma seguivo abbastanza da vicino all'epoca i pastori tedeschi. Tant'è che Lencia ad un certo punto ha vietato il... Eh, adesso non so, quindi potrei anche sbagliarmi, ma all'epoca vietò... Il, la consanguinità 2 a 1 okay? il 3 a 1. Sì. Quindi il nonno poteva beccarsi il bisnonno. Quindi, ci sono cani che se li, uno se li ha ritrovati come nonno, e come papà, per esempio, come bisnonno da una parte e come zio dall'altra per dire bene puttana. Quindi capite bene questo cosa comporta a livello di salute del cane, ecco perché molti cani hanno la displasia, molti cani hanno i problemi, vabbè, oltre a problemi. Quindi ora insomma, non sparate sul pianista, cercate di stare tranquilli, che non sto parlando male eh, de de dei pastori tedeschi in generale. Detto questo, detto questo, il pedigree è importante per capire, uno, qual è la linea di sangue del cane, i risultati ottenuti dagli avi dei miei cani, quindi se sono portati per qualcosa o per un'altra, eh, so e soprattutto la cosa più bella che, che, che dicono le, le, diciamo, questi allevatori che vendono sue bei, questi truffatori, mistificatori cinofili, eh, e uno perché non sappiamo se sono fratello e sorello o, o madre e figlio o padre e figlia se sono accoppiati, quindi non lo sapremo mai. La cosa bella che dicono, se vuoi il pedigree ti costa di più, ma tanto non ti serve se non devi far gare. È un cazzo, il pedigree è la carta d'identità del cane, senza pedigree il cane a prescindere, se, un po', se assomiglia un po' passo tedesco, se assomiglia un labrado, ma anche se è un labrado e non è stato registrato a Lenci, è un meticcio, ciò cioè non toglie nulla al cane, ok? Io ho un meticcio anche, quindi non è il discorso del meticcio in sé, ma è un discorso di serietà ed etica nell'allevamento. Cusa che per un po' si era, si era persa. Um, co no, non costa molto non costa molto, praticamente io comunico all'ENCI che soggetto A e soggetto B si sono accoppiati quando si accoppiano dopodiché torno all'ENCI e dico soggetto A e soggetto B hanno fatto 12, 10, 6 cuccioli si chiamano C, D, E, F, G, H, I ok, pago all'ENCI qualcosa come 15 euro a pedigree ok, poi ho pagato già la registrazione della venuta monta che ha un costo che non lo so, eh, ho pagato la registrazione dei cuccioli in, di, a, a, per una somma di sui, sui 15 euro circa, che fondamentalmente poi non li paga nemmeno il, uh, lo, lo, lo paga l'acquirente. Dopodiché io ti vendo il cane, vado a Lenci e faccio il passaggio di proprietà e mi viene rilasciato un foglio. Dove c'è fino, credo, alla quinta generazione del cane. Se voglio andare più dietro, vado sul sito dell'Enci, metto il numero il, del registro, o no? il numero del microchip, oppure uh, il numero con cui è stato registrato il cane all'Enci, e mi esce tutta la genealogia, insomma, anche un po' più dietro, credo da quando hanno informatizzato la cosa. Quindi perché per 15 euro io non devo avere il pedigree? Non c'entra un cazzo per farle gare o meno. Cioè, se non hai il pedigree, innanzitutto non, ti posso, non hai un meticcio. Innanzitutto non so se è, un, è frutto di una consanguinità molto stretta, ma, ma poi ripeto: non è un, una questione di costo, non serve per le gare, solo per legare. Ok? Serve su, è la carta, carta d'identità del cane ed è importante che io sappia che a, a chi appartiene, come solo dire, dalle mie parti: uh, a chi appartiene il cane. Se, non, non è il discorso del costo in sé, ok? Quindi non, non, fatevi, non fatevi imbrogliare, calcolando che è illegale vendere cani senza pedigree. È illegale per legge, adesso. Eh, allora poi c'è stata un'altra cosa. Questo è un piccolo intermezzo. Eh, è, è all'epoca fu vietato il taglio delle orecchie e della coda da parte dell'Enci. Ci fu una rivolta e alcuni tagli. Eh, fondamentalmente, all'epoca, i tagli della coda e delle orecchie erano funzionali al lavoro che il cane svolgeva quindi non è che li, li tagliavano le orecchie la coda così per bellezza era funzionale a un cane da caccia che ogni 3x2 nei rovi si spezzava la coda da cuccio si preferiva tagliarla ai cani a difesa no tipo il passo di sia centrale faccio un esempio a difesa del, del branco, alla difesa delle, delle greggi, si tendevano a tagliare le orecchie e la coda per non dare modo, ma non ricordo se si taglia la coda alla centrale, in ogni caso per dare modo o appiglio agli altri di attaccarsi. Agli alani, ai boxer, ai doberman venivano fatte le orecchie a punta eh, e selezionati poi con un colore particolare, per esempio l'alano nero o il doberman nero, per dare anche un senso di superiorità, di fierezza al cane. A uh, Rotweiler idem. Uh, quindi, dopodiché ci fu questa sorta di rivolta e Lenci uh, mise una, mise, fece un'ennesima legge, questo qualche anno fa, un bel po' di anni fa, e disse che era vietato il taglio e la coda delle orecchie uh, per motivi. Se, 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 per, non era vietato per motivi espositivi. Quindi, quindi, se io dovevo vendere un cane, non ti potevo vendere il cane con le orecchie tagliate e la coda tagliata. Okay? Io potevo acquistare il cucciolo, quindi lo intestavo a me, tagliavo le orecchie e la coda e portavo il cucciolo in esposizione. Questa fu la genialata dell'Enci. Potrei sbagliarmi, ma la ricordo così. Quindi, potevano essere fatti i tagli che ai tempi potevano sicuramente erano funzionali a qualcosa ma adesso non servono un cazzo eh? Eh, certo c'è un problema di fondo adesso ve lo spiego però eh, del perché adesso è complicata sta cosa quindi potevo tagliarle solo per motivi per fini espositivi se io il cane non lo potevo vendere più ora insomma, fu, fu, fu aggirata, diciamo, diciamo, furono fu ingannati tu, tutti quanti su sta cosa, su quelli che erano contrari. Io sono contrario, favorevole, io sono neutro alla faccenda, non me ne frega un cazzo. Poi eh, è coscienza del veterinario o del, o del proprietario. Mi interessa, cioè, ripeto, non entro in queste dinamiche poi non me ne frega un cazzo, nel vero senso della parola. Che succede? Che per anni non sono mai state selezionate a livello morfologico le code e le orecchie sia dei Doberman, sia dei Rottweiler, per esempio, sia di, 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 degli Alani, boh, di, 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 di Box, di tutti quei cani che eh, pronti via li venivano tagliati orecchie e coda. Quindi adesso vediamo, forse adesso va un po' meglio, Rottweiler con la coda topoli, del topolino, eh, Labrador, eh, con, perdonami, ehm, eh, Rottweiler con la coda sottile, i Dobermann con la coda del, del passo tedesco, insomma anche perché con le, con le orecchie più lunghe, perché prima non, non ne frega un cazzo a nessuno, quindi era l'ultima cosa che, andav che andavano a ricercare eh, fondamentalmente. Però adesso piano piano credo ci si stiano mettendo, insomma, per selezionare il miglior modo possibile la... sia le code che le orecchie, perché è perché cambiato presidente credo da un qualche anno e a prescindere non si possono più tagliare le orecchie e la, eh, la coda. Basta, sto o per esposizione o per vento, non si può togliere più. Quindi non so quanto durerà questo presidente, però quantomeno insomma, ha preso una scelta che sia, che sia diciamo, eh, giusta o sbagliata, è un problema, è un problema suo. Eh, io ripeto, sono neutro alla faccenda, non ho un cane che, a, a, che, di cui mi debba preoccupare di questa cosa, quindi non per adesso. Quando avrò un cane di, 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 di quelli mi preoccuperò. Quindi detto questo, ricordatevi che è illegale acquistare un cane con, che, eh, che diciamo, senza pedigree. Un cane senza pedigree. Ciao, benvenuto. E eh, niente, andiamo avanti. Ok, spettacolo. Allora, questi sono i primi cani, i primi soggetti della storia. Uh, siccome abbiamo anche un po' di tempo, possiamo fare un salto anche a vedere i problemi del perché non si possono addomesticare alcune razze, alcune specie. però, soffermiamoci qua. In alto a sinistra è il primo pastore tedesco in assoluto. Aveva un altro nome, però. Poi uh, il buon Max von Stefanitz, capitano di cavalleria, uh, ha. L'ha chiamato Hector, <ride> è, è di un brutto che non potete capire, però era, è stato il primo pastore tedesco. Da lui, questo è stato il primo soggetto riconosciuto. E, insomma, se vi fate una ricerca, c'era un sito, che spammo volentieri, si chiamava Da Hector a Rex. Quindi, insomma, è, era più, diciamo, parlava più di, 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 di mostri, insomma, era, era, era una bella vetrina. Ciao Raffa, era una bella vetrina per i pastori tedeschi. Eh, sì, sono da solo è eh, brutto da solo. Vabbè, non so con chi litigare quando sono da solo. Ok, quella al centro. Invece è il labrado, è praticamente la copia spiccicata del mio cane randato, del mio cane Meticcio. Eh, quindi, insomma, all'epoca fu scelto questo. Mo molto più vicino, diciamo, <ride> molto più vicino alle caratteristiche di un cane da caccia vero e proprio nel vero senso della parola. Che è a questo, diciamo, panzone che sta qui, quindi si avvicina molto a quello di, sinistra, di destra rispetto al panzone obeso che troviamo di là. In, a destra, diciamo, per i più nostalgici e per i più anziani troviamo il Pitbull uno dei primi pitbull eh, nasce come cane fondamentalmente per i combattimenti che erano legali all'epoca, però un gran cane mh, da famiglia. Io, io lo dico sempre, è un cane con una grande tempera, una soglia del dolore altissima, ed è molto, ma molto paziente. Ed è, ed è selezionato, ed è geneticamente eh, selezionato per non fare male all'uomo. Quando leggete dei pitbull, ne parlavo un po' anche con Raffaella la volta scorsa. Quando, non, quando sentite cani di questo genere che hanno aggredito un, un bambino, qualcuno non sono pitbull, ok? C'è anche un amico che li alleva eh, nel Salento e adesso stanno anche migliorando il discorso dell'aggressività della, dell intraspecifica. E quindi sono cani, sono cani fantastici. E I bambini sono, hanno una sopportazione estrema con i bambini, quindi li, li puoi fare di tutto. Sono cani molto buoni e non vanno d'accordo con gli altri cani, sono stati selezionati per quello, quindi sti cazzi alla fine, cioè di, di, di che stiamo a parlare. Non metterò quei cani con, con gli altri, non farò giocare un pitbull con gli altri cani, da adulto, ma in generale i cani adulti non dovrebbero giocare mai tra di loro. Questo che vedete sotto la chat invece, non so se si vede, vediamo un po' se è sposto, sopra la chat box, ok. Uh, questo, questo che vedete diciamo in basso è il primo bulldog inglese 1850 quindi ora fate la differenza con i nuovi con i bulldog di adesso gli inglesi sempre e ditemi se non c'è un problema di fondo ok il fatto di essere brachicefali adesso è molto più marcato quindi non hanno problemi nel vero senso della, eh, problemi respiratori eh, nel vero senso della parola e sono più tozzi, più bassi non riescono a partorire da soli non riescono ad accoppiarsi da soli la maggior parte almeno così sentivo un amico che si lamentava di, di questa cosa e il fatto di essere brachicefalo si sì, è stato selezionato dall'uomo perché? perché doveva avere un morso tale che Poteva, poteva tenere il morso, si, sì, si, sì, raffa tenere il morso e continuare a respirare. Cosa che può fare anche il un lupoide, cosa che può fare anche un lupoide, perché mantenendo con i denti davanti, poi c'è tutto dietro per respirare almeno il mio quando prendeva la manica, se non mordeva a bocca piena, non lasciava più eh, rispetto ai molossi che devono spaccare fare male, ok? Quindi il, bull, il bulldog era, nasceva come cane, no? anche questo si pare che na nasceva da combattimento per i tori, invece più o meno è una, una leggenda metropolitana anche questa, l'hanno chiamato bulldog perché insomma era un cane, cane dall'aspetto taurino più che, più, che, più, che dall più, più che dovesse combattere con i tori, perché era stronzato, è cazzo là. Eh, però come vedete insomma, sono, cani, sono cani totalmente diversi. È la selezione, quindi eh, naturalmente hanno preso con la selezione artificiale. vi ho detto all'inizio della live che la selezione artificiale nasce, eh, nasce come. Eh, nasce per la ricerca delle migliorie no? della razza. Quindi io voglio un cane da pastore migliore, voglio un cane da guardia migliore. Ah, la, la webcam, che è fantastico, che se no non mi vedo più. E... Oh, scusate e quindi, e quindi si cercava si cerca nella selezione artificiale di migliorare sì sì per, per la gestione ma per i combattimenti quello, quello no però insomma qualcuno diceva che nasceva per, per i combattimenti con i tori ma insomma fondamentalmente no che cazzo combatte per la gestione sì sono d'accordo come i cani corso io ho visto un bellissimo un bellissimo documentario allora sì, sì, i cani corso sono stati era, era praticamente se avete visto il film il gladiatore usano un grigione a, a, a fianco di, di massimo decimo meridio usano un grigione vabbè non era nato ancora il corso tedesco all'epoca però ci sta, è un bellissimo cane eh, sti cazzi cioè anche perché ha reso bene il fatto di, di essere poi un bel grigione massiccio e mentre uh, varie raffigurazioni dell'epoca riportano, sai, sui vasi, no? su quelle cose, riportano i cani corso come cani che usavano in guerra i romani. Ok? Quindi, nel film Il Gladiatore c'è un grigione all'inizio del film, bellissimo, ripeto, molto bello il cane, salva Massimo decimo merito perché stava per essere ucciso. Se non si fosse lanciato il cane, il film sarebbe andato diversamente e eh, mentre, insomma, però è sbagliato a livello proprio di, 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 di tempo no? a livello temporale è sbagliato mentre eh, varie raffigurazioni portano riportano che i cani, i cani che eh, andassero insomma, con le truppe fossero i cani corso eh, dopo, un po si è, dopo un po' si è perso un po' il cane corso fino, al, fino, al, fino a quando non veramente sono rimasti pochissimi, pochissimi esemplari Nell'88 è stata riconosciuta di nuovo la razza, calcolando che qualche anno prima era stata ripresa. Hanno mandato in consanguinità due non so, per l'ipertipecità della razza: hanno mandato in consanguinità fratello e sorella. Eh, questo è un documentario. che, eh, Mi dissocio da questa cosa. È un documentario che scaricai anni e anni fa, quando ero un po' così monello su web. Scaricai su dai, dai Mule, e parlava proprio. Della rinascita, un documentario anche molto vecchio, della rinascita de, de, dei cani corso. Dei cani corso, eh, ecco perché tuttora troviamo uh, da un, alcuni soggetti che sembrano dei massi napoletani, mentre alcuni soggetti sembrano un po più sono un po' più asciutti, un po' più snelli. Però insomma, un bel mi piace. Eh, però è stata ripresa nell'88, è stato riaperto il libro, che significa che anche senza pedigree, passando, eh, passando, alcune, passando alcune, da al alcune, alcune selezioni, quindi alcuni giudici, dopo un tot di, 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 di giudizi positivi, ti, ti davano il pedigree. Quindi potevi diventa, poteva il cane maschio, poteva diventare lo stallone, capostipite, insomma, come lo vogliamo chiamare. Quindi la razza nell'88 è rinata. Io ho visto questo documentario qualche anno fa. Non so se si trova da qualche parte, boh, forse se si può acquistare. Era su in VHS, perché l'avevo scaricato da Amy però so, cercavo un film porno e mi sono trovato quello. E, e hanno, hanno ripreso la razza. E ricordo, ricordo una scena dove i cuccioli, i, i cuccioli li buttavano in mezzo alle vacche. E mordicchiavano già i garretti delle vacche per radunarle. Quindi anche lì poi adesso, insomma sono passati quasi più di 30 anni, stanno stanno smertando anche questa razza. Però insomma poi dipende anche lì, ripeto, ci sono soggetti che somigliano a Mastini, a a, 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 somigliano a Mastini napoletani, altri soggetti che somigliano, diciamo, so, sono molto più asciutti, insomma, ma a me piacciono di più. Poi non so il carattere, perché da un po' che non ne vedo, non ne vedo, non ne vedo qualcuno. Quindi mi sono fermato per il dei cani corsa, non so perché, non stavo, stavo dicendo altro. Comunque, comunque sì, io aspetto un rights da, da, da qualcuno, quindi, eh, quindi niente. Quindi, quindi prima si selezionava no? per l'utilità, la, per l'utilità tant'è che l'Enci eh, i, gruppi, i gruppi li ha divisi per utilità. No? l'ente diviso per esempio il eh, gruppo 1 ci sono cani da, da difesa del, del gregge e cani, e cani da conduzione troviamo tipo i kelp no? gli australian cattle dogs ricordo male si chiamano che sono pesano boh, 5 kg 6 kg e troviamo nello stesso gruppo nello stesso gruppo troviamo un, un pastore dell'asse centrale che può arrivare a pesarne 80 ok In questo caso eh, tutte le migliorie che venivano Ecco, cosa, ecco quello che stavo dicendo. Il discorso qual è? Che gli, alle, gli allevatori andavano a puntare sulla miglioria della razza, ma a livello funzionale. Ok? Quindi io a me, qual era il cane che conduceva meglio, eh, non rompeva i coglioni, eh, qual era il cane migliore, è quello che metteva in riproduzione. Tra l'altro i cani vivevano meno perché comunque la tecnologia, la medicina, e la, la, la nutrizione era tutta un'altra cosa eh, rispetto ad ora, però fondamentalmente erano, erano cani che, che, che hanno dato un contributo, no? hanno dato un contributo essenziale alla crescita, di, di anche, anche, anche al boost eh, diciamo, evolutivo nostro. Quando poi se capita faremo questa lezione, c'è un punto dove, dove, dice, dove dice che non, non, i cani, i lupi addomesticati, siano stati molto importanti per la nostra crescita a livello tecnologico, perché ci, da nomadi si è diventati stanziali, i, i, i lupi, diventati cani, hanno cominciato a fare la guardia, quindi si è potuto insomma, cominciare a, eh, non tanto, a non andare più a caccia, ma a, a diventare un po' pastori, quindi alla difesa del gregge e a quant'altro. Eh, la selezione, quindi l'Enci per primo, che è un ente, è eh, un ente, eh, insomma, dovrebbe, dovrebbe spingere un attimo sulla miglioria della razza, delle qualità delle qualità funzionali del cane, non della bellezza o, o del soggetto che va di moda, però immagino, insomma, anche lì che girino un po' di soldi, ci sia un po' di politica e ci siano fondamentalmente poi delle scelte personali su, proprio a livello di gusto, a di gusto, l'unica uni, uniche cosa non so se le fanno ancora, sono le prove eh, di lavoro dei cani da caccia eh, la o se è buono o se buono quindi purtroppo tutto il lato bellezza è diventato è diventato un po' così io non qualche, qualche so, qualche gara da bellezza l'ho vista, sono cani che girano intorno, i proprietari che girano e gridano con eh, ciotole piatti per, per richiamare l'attenzione del cane, ricordiamoci che il cane serviva alla portata di tutti ma non è detto cioè, è, cioè io st stamattina, ho det stamattina ho detto a una signora ma che, cioè, che non te l'ha detto il dottore di prenderti il cane cioè, io, anche questa cosa eh, il discorso è che fondamentalmente prima vivevano meglio boh, il problema è che facevano il loro lavoro non, non c'erano cani con grossi problemi comportamentali li chiudevi in casa, li chiudevi nella stalla, dico una stronzata, i cani non andavano in ansia separazione, ora sì, eh, questo, questo è importante, cioè nel senso che lo eh, so Simona il problema, il problema è proprio quello. Cioè, a che serve, per esempio una domanda che farei a che serve un cane ora, cioè io perché mi prendo un cane? Che me ne faccio di un cane? A che ci serve? Ora con la tecnologia, a che ci serve più un cane? Mo' taglieranno questo pezzetto e romperanno il cazzo, vabbè. A che serve un cane ora, per esempio? A che ci serve un cane? Visto che c'è la tecnologia per la guardia, c'è la tecnologia per l'allevamento, c'è cioè, burro, che cazzo ti devo dire? È per, è per colmare un vuoto, diciamo, nostro alla fine, no? E questo porta fondamentalmente, secondo me, ho detto mille volte oggi fondamentalmente, e questo porta sì, sicuramente sì, a riempire le giornate vuote nostre. Però anche qui, ripeto, le giornate se ne vuole le riempi giocando alla PlayStation, guardando Twitch, no? Però il discorso è questo, la domanda a noi è che ci serve un cane. Cioè io se devo prendere un cane e devo puntare all'ipertipicità no, della razza, che cazzo me ne faccio? Io di un pastore tedesco, pastore tedesco, che me ne faccio più. Di un golden golden, che me ne faccio più. Eh, non lo so, non lo so, non lo so. Sono diventate, oltre che un business, vabbè, ma ci sta. Perché credo che un buon cane, allevato bene, vada pagato. Eh, però, eh, che... Bo, bocica, bocica. Non lo so, è complicato. Questo, questo, questo ho detto, una signora oggi mi ha chiamato, oltre quella, quell'altra là. Mi ha chiamato e eh, gli ho detto questa cosa perché questa era pure tutta incazzata, il cane, insomma, 8 mesi, da fastidio. Allora, adesso, cioè, chi te l'ha detto di prenderti il cane? Cioè, non è che dici mi serve, il bimbi ti può servire fino ad un certo punto, perché secondo me non serve un cazzo, ma anche il bimbi, è un grandissimo e ottimo frullatore, però che, non credo che il cane ti serva. Cioè, il cane ti serve a che cosa? Cioè, boh, vabbè, comunque, tolto questo se dopo non can da guardia però deve fare la guardia deve, deve avere una vita sociale di merda no il cane perché altrimenti diventa buono e ci serve a niente ok quindi quindi niente non, 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 non riesco non riesco questa è la domanda che, che non riesco a capire perché vediamo ho fatto bene dai. Quindi perché, perché, perché prendermi, prendermi un cane se non mi serve a questo punto? Se, se non mi serve per fare la guardia, se non mi serve per lavorare, eh, sì, prima, ripeto, problemi comportamentali non ne avevano i cani. Se tu mi dici che vivevano poco, sì, sono d'accordo, è vero, vivevano male, ma lo so, cioè da, diamo una definizione di male, capito? E... Controllo un attimo una cosa, scusate. Quindi... Quindi questo è... Uh, vabbè, una delle live più brutte della mia vita. E eh, abbiamo fatto un bel botto. Vabbè, è eh, ottimo il <ride> mio uscito scritto sulla live. Quindi, quindi, sì, cioè, se, 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 se non saprei, perché poi il discorso il, il discorso. il discorso è questo. Per esempio, questo in foto è un bellissimo golden, ma Lo uso per far che cosa? Cazzo, lo posso fare per terapi. Okay. Cioè, ok, se poi devo andare in vacanza, e devo lasciare il cane al dog sitter va bene. <ride> no Simona. È tutto, è, tutto, è tutto legato a questo. È, tutto legato, è tutto, legato, tutto legato a questo. E fondamentalmente, ripeto, la domanda che ci dovremmo fare è, a me, mo, del cane. Cioè, che, a che mi serve un cane? Ha la stessa funzione di un acquario. Il problema è che non, non, non ha la stessa gestione di un acquario il cane. Eh, tra l'altro, vi volevo dire che partiremo assolutamente. Magic Mado, assolutamente. E. Come segno storico, sì, no, no, ma è, un, è una domanda. Fondamentalmente, i cani servono. Servono a tante cose. E anche la nostra storia, ma di razze italiane ce ne sono ben poche, no? Quindi, sì, sì, no, 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 sono, sono d'accordo. Sì, sì. Eh, ma il problema qual è? Il problema qual è? Se vogliamo mantenerle, mantenerle come segno storico, no? Eh, innanzitutto, benvenuto. Se vogliamo mantenerle co co come, come segno storico, eh, quanto, quanto dobbiamo andare poi a come dire, modificare a livello morfologico no? il cane? Eh, abbiamo, abbiamo spiegato prima, non so se c'era, è stata, ripeto, un po' noiosa, ma, ma eh, se vado a modificare a livello morfologico un cane, fondamentalmente modifico naturalmente con la selezione, quindi se vado a ricercare determinate caratteristiche morfologiche del cane, fondamentalmente vado a modificare dei tratti comportamentali importanti. Quindi se io mi devo tenere un cane che, sia be che è bello, ma che fondamentalmente a livello caratteriale mi perde, no? facciamo l'esempio dei pastori tedeschi, non so se l'hai seguito, cioè sono belli sì, ma alla fine non sono più fun funzionali. Cioè, io ti posso assicurare che ho visto pastori tedeschi molto belli che hanno fatto un sacco di, 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 di cuccioli, come dire, messi in riproduzione un sacco di volte che scappavano davanti al figurante. Sono scappati davanti al figurante, eh, sì. Eh. sì, sì. Sì, sì, sono, sono d'accordo. Cioè, allora, se adesso bloccano tutto, eh no. No, vedi eh, leggendo meglio poi quello, quello che è scritto adesso. adesso è in continua evoluzione. L'evoluzione non si è fermata e non si fermerà mai. No, no, tranquillo, tranquillo, grazie. Tra l'altro, è, è anche quasi finita la live. Non dovrebbero essere modificati più di tanto, no. no. Però il problema è che è in, in continua evoluzione. È in continua evoluzione la, 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 la selezione non si è mai fermata e continuerà. E calcola che più, più, li mettono, più mettono mano, sono d'accordo, sono d'accordo, però se ci fai caso anche lì, vedi, mh, mantiene, mantiene le caratteristiche storiche e culturali Raffaella se fa il pastore Maremmano Abruzzese. Se lo compro, perché allora calcola che abbiamo seguito un pastore Maremmano Abruzzese in una poppy class. È un cane da bellezza nel senso che i genitori sono stati sono figli a loro volta di cani che hanno questa, questa linea di sangue che ripeto va bene fino a, cioè va bene non, non è sbagliato prendere un cane da bellezza eh? sì dal bosco a divano in salotte assolutamente eh, il discorso è io comunque ho una razza con un, con un pattern no? genetico eh, che non è semplice in ogni caso la memoria di razza per quanto noi la possiamo andare no? a cambiare, rimane. Rimane in ogni caso un cane di 60-70 kg in casa, buono, come il pane, perché il cucciolo è buono come il pane, eh, sicuramente la ragazza così. Quindi, quindi sì, eh, domani ci sarà un giudice che dirà a me piace il pastore tedesco, con un orecchio basso, ti faccio un esempio, no? ormai non si va a vedere più questa cosa, ecco perché va bene, ma la selezione non si fermerà mai, anche perché, eh, perché eh, l'ambiente è in continua evoluzione, quindi tu ci devi mettere anche l'ambiente, sicuramente ci mette più tempo per, per cambiare la morfologia di un cane, però fondamentalmente vedi, eh, realtà come quella dell'agotto è molto importante, nel senso che hanno preso un cane che è, poteva anche scomparire, così come hanno preso un corso, il cane corso, eh, che comunque stava scomparendo e per qu quantomeno a guardia qualche, la fa il cane corso ancora, hanno preso il lagotto che stava scomparendo e eh, l'hanno, come dire, reinventato come cane. È un, è un cane fantastico, ho amici miei, insomma, qua, vicino, che vanno a Tartufi, eh, sono son cani che ce l'hanno. Ci sono Jack Russell che fanno fondamentalmente quello che... Se, però la sta anche a noi, no, Raffaella? Perché riprendiamo il discorso del border collimo. Eh, la sta a noi anche indirizzare il proprietario. E' inutile che ci, 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 ci nascondiamo pure noi. Sono, sono d'accordo su alcune razze, sono, sono d'accordo. Per esempio il cane corso, massino napoletano, eh, il, il maremano. Sono ancora cani che, bene o male, un pelo di rusticità ce l'hanno. Hanno provato col lupo italiano, però non so come è andata a finire. Ma eh, davvero, sì, allora ti, ti, spiego, ti spiego. Anni fa, un certo Helmut Reiser. Ti parlo dei pastori tedeschi. Helmut Reiser, che è, Helmut, Helmut Reiser è il papà dell'addestramento moderno. Non so se è morto o vive ancora, era molto anziano. Ti parlo oh, 2012-2011 eh, ad, ad un campionato mondiale di pastori tedeschi. Lui, lui disse questa cosa: Disse: Cercate di selezionare, di, di, o meglio, cercate di ammorbidire la, la, la linea da lavoro, in, inserendo linee di sangue da bellezza. Okay? E ammorbidisci il lato caratteriale perché eh, a, a, a quei livelli parliamo di cani che sono, 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 cioè sono de, de, delle pistole, quindi è un'arma. Un okay? Hanno un, sotto il controllo del conduttore sicuramente. E naturalmente, am, uh, naturalmente inseriamo anche un pelo di, uh, in, questo, in questo modo andiamo anche a, ad aumentare un pelo il carattere dei cani da bellezza. Parliamo dei pastori tedeschi. In Italia ci ha provato solo uno, non ha venduto un cucciolo, una cucciolata soltanto affatto Perché? Perché è così, ma è purtroppo il gusto, cioè il gusto, cioè non ci puoi fare niente. Io, io, io credo che ritornare, ritornare eh, visto che la live parlava anche di questo, ritornare indietro di, di qualche anno, di qualche generazione, secondo me si può fare con i cani, andando a riprendere la linea da lavoro, inserendola nella linea da bellezza con delle selezioni mirate, secondo me ammorbidisci molto la linea da lavoro a livello caratteriale, e diciamo, rinvigorisci un pelo il carattere dei cani da bellezza. Le stabilità fisiche le, le puoi avere solo se allarghi la linea di sangue uh, uh, davvero a, cani, a cani, uh, più cani possibili. Perché se ci fissiamo, il, il mondo del lenci, non so se lo conosci, il mondo della bellezza, eh, purtroppo va avanti anche, cioè comunque è anche business, quindi il cane, il, cane, il cane più bello, secondo lo, il, ca il canone attuale, è quello e c'è la fila a fare accoppiare i cani con quello. Calcola che ci sono cani che si, vanno in stazione di monta, si chiama in gergo, che significa che io, il mio pastore tedesco, parlo di pastore tedesco, lo lascio da te, facciamo conto che sei di Milano, te lo lascio per un mese, metto l'annuncio stazione di monta a Milano, c'è il mio cane che si chiama Bobos. Uh, e, e quello accoppia, la gente, va di, la gente dei dintorni va a si accoppia okay. quello che tiene il cane in stallo, fra virgolette, prende una piccola percentuale io guadagno un tot, e tengo un cucciolo maschio quindi in quel caso, allora, se, se non togliamo, partiamo da questo fatto di togliere questo imbuto nella linea di sangue che si è formato difficilmente, perché nella, la displasia per esempio sta diventando un grosso problema per i cani eh, il mio cane per fortuna, essendo da lavoro avendo una linea di sangue molto varia. Eh. Che cane hai, passo tedesco, eh, sei un passo tedesco S -s -s già ti stimo. No, sì, no, l'ambiente è un ambiente di merda è tossico. Sono ambienti tossici quelli. Però la tua domanda è giusta. A una chita ok perfetto e calcola che l'ambiente del, 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 del tossico cioè ti accoltellano calcola che io pensavo che l'ambiente de, del lavoro fosse un po più più scevro no da, 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 da tutti sti problemi quando invece è uguale è uguale de, 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 bah, è, un, è un brutto ambiente un brutto ambiente girano troppi soldi quindi calcola che ti ammazzano i cani in macchina, eh, ti avvelenano i cani al campo, i giudici un po' così, cioè è, è complicato, è complicato. Qualche anno fa a San Marino, se non ricordo male, hanno messo del diserbante per le lumache nel campo, sono morti un fottio di cani avvelenati. A Bagnoli, qualche anno fa, eh, c'ero io, eh, però come spettatore, perché c'era un bellissimo cane che gareggiava, che mi piaceva, e hanno avvelenato due cani in macchina. E non so se sai come funziona. C'è un aggeggio che tiene aperto a metà per un po'. C'è un bastone che ti apre il cofano. Quindi i cani stavano nel trasportino. Qui non è che stavano, eh, stavano nel trasportino. Col, 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 col cofano, con lo sportellone aperto un po'. E hanno avvelenato due cani in macchina. Eh, tanti anni fa c'era un cane che a me piaceva, che veramente mi ha fatto innamorare. Si chiamava Oxy. Eh, C'è un allevamento in Italia che si chiama Xmas, ma non mi farei dire il nome preciso. Si chiama della decima mass, è un allevamento, quindi non dico niente di che. Si chiama allevamento della decima mass. Questo cane si chiamava oxy, ox, Oxygen Oxy della, de, della decima mass. Avrò ancora qualche foto. Ti parlo di veramente 11 anni fa. L'hanno rubato. Questa era una, sicuramente sarebbe diventata una stella nell'ambiente del lavoro, il cane è stato rubato. Quindi come vedi, cioè, sono, sono, sono a parte veramente un ambiente tossico. Quindi io ti consiglio personalmente di viverti il tuo cane: fai passeggiate, fai attività, fatti trekking, poi la chitarra, insomma, fondamentalmente si fa i cazzi suoi, no? Non è che sta lì no? eh, a. Allora, L'ambiente è tossico, è tossico, è, o, o, oltre che costoso. E se, se per caso, se per caso. Per un, per un, un errore X vinci qualche gara, cioè, guarda, davanti ti fanno i complimenti, dietro, ti, 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 ti sei morto, cioè te ne dicono di, di, di tutto, calcolando che poi eh, non è una vera e propria gara, nel senso che il giudice, quando ti dà, a meno, a meno che non è proprio un, ga, un cane a tre zampe. Eh, ti dà, ti dà un, un, il giudizio. Dice: Questo cane si può, per esempio, è un bel portamento. E lo dicono quelle cose che dicono sempre può, per esempio, può, va bene con questa linea di sangue. Qui non dice che eh, fa schifo al cazzo, è ultimo, terzultimo, è... dice può portare migliorie in questa linea di sangue, può... quindi la gente dovrebbe basarsi su quei giudizi, che okay? Invece in Italia si basano più sul cane forte primo, possibilmente vicino, le eh, cose grevi che sto dicendo, ma possibilmente vicino ai vertici, no? per esempio, dell'Enci o, 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 o dei vari club di razza, e sono quelli che vanno avanti. Quindi, quindi niente, io per come faccio io, goditi il tuo cane, eh, purtroppo vive poco a prescindere. Il cane, purtroppo, eh, fatti, fatti delle attività, eh, fatti delle escursioni, fatti passeggiate. Noi, per esempio, dalle nostre parti organizziamo spesso dog trekking, che sono delle passeggiate o diciamo, sul mare o in, o in montagna diciamo così eh, con, con i cani e i proprietari per esempio quella è un'attività che puoi fare ma davvero le expo sono, sono, sono il peggio va bene quindi ragazzi se non avete altre domande io, io andrei Sì, sì, no, no, ma infatti, no, ma io, guarda, io ti dico che da, allora, nel 93, io, io ho incominciato con i boxer, io, vabbè, andavo, li seguivo, andavo alle cene sociali, erano tutti molto grandi, anche d'età, eh, la sera prima si fanno, eh, si fanno le, le cene sociali tutti insieme, ma, ma, guarda, sembravano, cioè, veramente che si potessero passare le chiavi di casa uno con l'altro, no? Poi in macchina al ritorno andai con due persone, con questi due che, che, con, con cui ho cominciato. Eh, stavo nell'ambito dei box, ma se ne sono detti di tutti i colori ed era la prima volta. Quando poi il giorno dopo andammo in gara, andammo a fare la, andarono a fare la gara. Io li segui perché veramente mi, mi stavo cominciando a, ad appassionare. E di nuovo, cioè, io, cioè la, la, la falsità, e forse lì ho imparato a dire bugie, fra virgolette. La falsità, cioè che si, che, 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 che si scambiavano, cioè era, si tagliava col coltello nell'aria, ma era come se non fosse successo niente. Poi vince quel cane, eh, grande, bravissimo, da tutte dalla mano, poi in macchina, di nuovo, pezzi di merda, la cosa si mettevano pezzi di merda, si toglievano. Non lo farò mai accoppiare, per quello lo chiamo, per 300 mila lire all'epoca. Fece accoppiare il suo cane con quello, vabbè, è, è brutto, è buono. Sono d'accordo, sono d'accordo. Sì, 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 si sputtanavano. Quello gli dice: No, gli ha fatto la maschera all'enne Per esempio, c'era una cosa che tipo io ero il più piccolo d'età, quindi dovevo andare vicino ai boxer e vedere col, col dito se gli avevano fatto la maschera all'enne Perché la maschera al cane, il boxer fulvo con la maschera nera, insomma, uh, uh, valeva un po' di più. Quindi io dovevo col dito toccare per vedere se c'era poi, ma, ma loro manco lo denunciavano. Era giusto un'arma in più per sputtanarlo da dietro. No, no, è un mondo, è un mondo di merda. Eh, vabbè, quindi anche a sette anni, il mio uno ne ha 14, no, uno nove. Quindi, non, non, eh. io, io ho fatto qualche gara, mi sono divertito, il cane era forte, però insomma, ripeto, è un ambientaccio. Calcolando anche la, la preparazione: la bellezza è una cosa, però la, la, la preparazione in ambito agonistico è, è dura è dura e se, secondo loro se vuoi raggiungere certi risultati devi, devi per forza di cose prendere delle scorciatoie quali la, la, la coercizione è molto spinta però ripeto non, non è servito mai usata quindi va bene dai ragazzi io grazie per aver seguito la live magic spero di vederti insomma presto quindi noi, noi stremiamo lunedì il mercoledì il venerdì per adesso quindi comunque ci faccio, parliamo di nutrizione parliamo di tante cose ci sono le ragazze ogni tanto in live che ci supportano, che sono educatrici. Eh, e niente. Buona serata a tutti. E grazie per aver seguito la live. Ci vediamo alla prossima. A presto.